ci sediamo. La parola va al nostro Vescovo perché è lui che ci convoca, ci aiuta a vivere la comunione e la missione, la disponibilità al servizio. Ma una parola di commento, perché i giovani che hanno pensato a sti canti poi hanno detto: ma c'è l'alleluia, la quaresima, hanno chiesto al Vescovo il permesso di cantare ugualmente. Ma credo che tutto sommato c'è una verità che affiora. Quando la Chiesa si raduna è sempre una Pasqua, è sempre festa, cioè l'alleluia diventa quasi impossibile da evitare, perché percepiamo la presenza del nostro Signore, il crocifisso risorto in mezzo a noi. Quindi, perdonatissimo, la parola al nostro Vescovo. Peccati sono altri e non questi, Io non voglio togliere la parola a Don Bruno, perché sarebbe sciocco, e solo un saluto di cortesia, che nonostante l'invernata dura, il carnevale si è quasi chiuso, vero? Ci sta un po' di carnevale in collina, vedo. Altro che alleluia lì, Marco, tu ti ponesti i problemi, noi. Siete venuti. Abbiamo avuto tante attività, anche tante sospensioni a motivo della neve, però anche l'altro sabato Don Mimmo Battaglia, Perego, forse anche troppe le assemblee nostre, però va bene, ognuno sceglie poi quelle che ritiene più utili, non tutti, ma un po' per qualcuno. Primo, per chi è nuovo di questa sala, capire storicamente cos'era la chiesa del seminario. Qui sono il seminario regionale, qui sono cresciuti almeno, dicono, 1000 preti. Non io, perché sono forse l'unico dei vescovi che non è cresciuto qui. Il seminario invece quello Fermano, e l'Istituto Teologico Laterano. E qui sono cresciuti anche formati una decina di vescovi, da Tomassetti, Sgreccia, vescovo di Rieti, vescovo di Ancona, Conti, Giulio Dori, quindi profuma, non so se di peccato, di santità, io spero di santità. E allora il recupero è stato anche deciso per dare una sala della comunità per assemblee di una certa consistenza, fino a quando però speriamo mai 400 persone, rischiamo qualche... non gimeniamo qui dentro, quindi va benino. E quindi non andiamo mercanteggiando una sala, e l'abbiamo anche così con dignità rimessa a posto dal tetto, aiutato anche da questo benedetto 8 per 1000 della Chiesa, che pagate voi, non noi. Anche noi speriamo che facciamo l'offerta per l'8 per 1000. Non so se Don Marco firmi tu per la Chiesa. C'ho qualche dubbio, mi viene qualche volta, va bene. E, ecco, un intervento anche un po' futurista, perché ormai la tecnologia è necessaria. Parlare, parlarsi e far parlare di sé. Se è un archeologo, la parola bisogna essere comunicata, ma come diceva il cardinale Ratzinger, l'89, bisogna comunicarla, la parola non basta più. Abbiamo fatto bellissimi catechismi che ci hanno reso l'Europa ormai atea o sicuramente indifferente. Già Ratzinger nell'89 diceva: ci occorrono uomini che trasmettino con il vivere. Quindi la tecnologia senza la vita vale zero. Le prediche, poi soprattutto se sono copiate quelle che ci scrive Don Bruno, è pericolosissimo se uno non le medita, Il tuo sito mi sa che è molto copiato, sta attento, ti pagano i diritti, si sa, no, tutto gratis, te li copiano. Bene, altro che dire, che la Chiesa è nata, mi pare, teologicamente per l'evangelizzazione, non per autocontemplarsi. E i sacramenti senza l'urgenza evangelizzatrice sono ritualità, ma non sono sacramenti. Vorrei prendere solo lo spunto da San Paolo: Caritas Christi urget nos. È urgente trasmettere, e se manca questa urgenza mi sa che siamo poco innamorati. Ecco perché Gesù diceva: chiamò i suoi perché stessero e andassero. Però non si può passare una vita a stare sempre senza andare mai. E se no sono come gli innamorati: mi sposo, non mi sposo, mi sposo, non mi sposo, passano alla quarta età e ancora decidono se sposarsi o meno.
Credo che la Chiesa di oggi in Europa deve sposarsi con l'evangelizzazione, con l'urgenza, con la passione. Non bastano più, ripeto, i mezzi televisivi, i giornali, ci occorrono gomiti caldi, persone, la fede dalla fede, diceva il nostro amico qui a Firenze, Balducci. La fede nasce dalla fede, non dalle parole. Le parole suffragate dalla fede e dal vissuto. Poi celebriamo la giornata dei martiri. Un testo d'Origene, mi pare di averlo preso in Quaresima, diceva: noi ai catecumeni li portiamo alla celebrazione dei martiri nella sepoltura, e quando tornano raccontiamo anche le meraviglie, il modo come hanno trasmesso la fede con il sangue. Non siamo tanti, diceva Origene, però siamo temprati, perché educhiamo i catecumeni al battesimo tramite l'esperienza del martirio. Oggi la Chiesa ha già qualche difficoltà, ma ce l'ha avuta sempre, oggi è più detta. Non siamo esonerati, ogni tanto dobbiamo camminare a testa bassa e ci fa bene, che troppe volte abbiamo camminato a testa alta, altezzosa e non umile. Però se soffriamo un po' per la Chiesa, per la trasmissione del Vangelo, per i peccati che sono esaltati, per il bene che non viene mai riconosciuto e non fa niente, vale la pena starci. Speriamo che il Signore con noi non prenda la frusta, che non ci trovi bigotti, non ci trovi gente sedentaria, che trovi in noi dei peccatori che sono salvati dall'agnello pasquale e non dalle nostre sforzi. Anche le nostre assemblee presumo che non siano ritenute uno sforzo, ma un dono. Se le nostre messe rimangono ancora "devo andare a messa" e non "come posso non andare o non celebrare", siamo ancora nella perversione dell'evangelizzazione, dal dovere al piacere, all'onore di essere convocati a questo. Abbiamo avuto l'onore di essere chiamati alla fede, l'onore, il privilegio di aver avuto un accompagnamento nella Chiesa, il privilegio e l'onore di avere ancora la pazienza di rimanerci, di lottare dentro, di spenderci, di fare ancora vocazione. Allora l'augurio, caro Don Bruno, i libri parlano di lui, chi ha 50 anni di esperienza pastorale già, credo che non abbia, c'è il negozio fuori, dopo Marta fate qualche soldo dell'ingresso esterno. Non si compra a Dio, è qualche riflessione, chi vuole. E quindi vorrei dare la parola a lui, a Don Marco, al vicario pastorale, perché non mi pare giusto sprecare. I tempi certi. Alle 6:30 si chiude l'assemblea e si fa vespre insieme, perché il tempo certo ci aiuta, non, se no sono le minestre riscaldate, 2 ore e mezzo di... Va bene Bruno? Va benissimo. Allora, buon lavoro a tutto, grazie di esserci e grazie di essere nella chiesa di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Don Bruno non ha bisogno di presentazione perché già si presenta da solo. Diceva bene il Vescovo, tutti noi qualcosa di lui abbiamo letto. È un biblista che ha servito le comunità in Italia, ma non solo, aiutandoci a gustarci la Sacra Scrittura come fonte inesauribile di ispirazione, di vita, come contatto con il Signore, come forza per essere Chiesa missionaria. Quindi l'ascoltiamo e poi dopo dialoghiamo un po' con lui. Cosa si dice a quest'ora? Buonasera? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, vabbè. Ma mi sentite? Tutti? Ecco, il mio problema, il primo, è che di farmi sentire, perché la mia voce è mai stata bella, adesso poi anche vecchia, accidenti. Voi non lo sapete, ma pochi giorni fa ho fatto 80 anni. Oh, sono fiero di averli fatti. E a proposito, voi perdonatemi, siccome dirò, ho sentito le cose del vostro vescovo molto belle, le mie sono più brutte.
Allora, per farmi valere un po', qualche volta io racconto delle cose che fanno un po' ridere, un po' nel mio stile. E la prima cosa che secondo me dovrebbe farvi ridere, però può crearsi di no, che ne so io, è sempre rischioso, è che una volta, perché a me è capitato solo due volte di parlare in Vaticano, e voi capite che la mia carriera è finita lì, insomma, cioè non è che abbia fatto due volte. Una volta non ricordo proprio niente, la seconda volta mi viene da ridere perché era sulla vita, ma era una cosa internazionale, eh? E c'era un cardinale di cui non ricordo il nome, non so chi era. Non lo so. E io ero in fondo lì a sinistra perché dovevo parlare per primo, perché la Bibbia ha la fortuna che in genere viene letta per prima, convegni che io ho fatto sono infiniti, e sempre dicevo la Bibbia per prima, quindi dicevo quello che volevo io, non quello che pareva a me. Vi devo dire la verità però, che la cosa che mi deludeva è che dopo che ne avevo parlato e tutti, che bella, si andava avanti il convegno, nessuno più citava la Bibbia. Tanto meno quello che ho detto io. Questo non mi piaceva. La parola di Dio è al cetro. Mi sono arrabbiato. Comunque quella volta lì che ero in Vaticano, ero là e non mi sentivo nessuno, lì si agitavano, avevano anche le cuffie, non sentivo niente. Allora il cardinale, che sono sempre buoni i cardinali, mi ha detto, senta, vengo qui al mio posto, al centro, perché col mio microfono si sente, da parte no. Che gioia, io l'ho messo da parte, mi sono seduto al centro e ho detto, è la prima volta che riesco a spostare un cardinale. Silenzio, nessuno ha riso, dico, Dio ho sbagliato. Ma perché aspettavano la traduzione. Quando è arrivata la traduzione, crollava la sala. Questa è una volta. Poi adesso ve ne racconto una seconda, perché ogni tanto mi vengono in mente, mi fanno ridere. Io non so, ultimamente, già da qualche anno, adesso un po' che forse non succedono più, si fanno le testimonianze, dove la testimonianza è bella, ma secondo me la testimonianza devi soprattutto parlare di Gesù Cristo, no? Lì si va un po' sul sicuro. E invece la testimonianza parla di te, parla di me, parla di quello che ho fatto, parla della mia vocazione, un disastro. E allora sono stato chiamato a parlare, ma era una cosa enorme, una cosa veramente enorme, in Emilia. Ma qui siamo fuori dell'Emilia, vero? Siamo già fuori? Siamo fuori. E vabbè, c'è un laico e ci sono io. E primo parla il laico, no? Il quale, vecchio un po' come me, un po' meno, appresso poco, il quale comincia a raccontare la sua vita, a dire i peccati che faceva da grandicello, ha messo incinta una ragazzina. E io dicevo, ma Dio santo, attenteli per te, quei peccati. Le dico, tanto sono peccati che conosciamo benissimo, perché devi. Vabbè, parlare di peccati. Poi usava anche parole che alle volte si usano, ma che sono le parole che usano le ragazze. I ragazzi, io li conosco bene perché ho fatto scuola, faccio ancora scuola. Certo vocabolario, anche brutto, se lo usi tu per far vedere che sei un prete moderno, hanno una compassione di te, perché quel vocabolario lì è per loro, non è per te che hai 50 anni, 60 anni, ma che scemenze stai dicendo? E diceva della stupidaggine. Finalmente, sta arrivando alla fine, e dice, ma però un giorno ho incontrato Gesù Cristo, e ho smesso e mi sono convertito. Io non so di sapere dove l'hai incontrato, come l'hai incontrato, no. Cosa gli ha detto? Che ne so? Niente. Vabbè. Dopo parlo del Vangelo, le mie testimonianze non le faccio mai perché ho vergogna. Invece il Vangelo mi piace, ma molto. E non c'è il Vangelo. Alla fine, non avete l'idea, che bello, mi ricordo ancora. Alla fine, sono salite sul palco dove eravamo noi due bellissime ragazze, però che erano bellissime davvero. E là lì mi ha fatto un po' rabbia, perché anche quando in televisione diciamo una messa, qualche volta anche in luoghi ufficiali, che va la donna che va a leggere è sempre un'attrice bellissima, ma le fermo, dico, perché lo prendiamo una persona normale ogni tanto, o no? Crediamo che la religione, che uno creda nella religione perché una bella donna ha letto il Vangelo, ma va fatti friggere. E, via su,
Le nostre erano belle stasera, non ci ho fatto caso, di spalle non ho visto niente. Com'erano le nostre? Chi? Quelle che ha detto stasera. Ah no, sì, non le ho guardate perché le di spalle. comunque avevano due cestoni e cominciano per fortuna a dare il cestone al laico, che è giusto prima al laico, il quale guarda estasiato, oh che bello, qui c'è il vino, sì, no, c'è il vino, c'è il grana padano, c'è di felino, insomma, c'è prosciutti, quelle robe lì, oh che bello, che bello. E dice, io tutti i mercoledì vado in una casa famiglia dove ci sono dei bambini che hanno fame, gliela porterò mercoledì e dirò che vengono e che viene da voi, chissà come sono contento. Mentre diceva così, ero lì, dico, io che balla invento per fare l'ultima testimonianza. Basta uno solo, il microfono. Così. Basta uno solo? Sì. Ecco, io dicevo, io che cosa invento, che bugia invento, perché quella lì per me era una bugia, ma ad ogni modo, io cosa invento per fare l'ultima testimonianza? E lì la coscienza mi ha detto, ma di la verità, sei un prete normale, un prete così, un cristiano normale. Allora ho detto, che a me piace il salame di felino, piace il prosciutto, piace il grana, piace il vino, vi garantisco che li mangerò io. Crollava il soffitto del battimano. Va bene? Per me le testimonianze devono parlare, attirare l'attenzione su Gesù Cristo e non su di noi. Va bene? Se non va bene, va bene lo stesso. Ai miei alunni dico così, tanto se non va bene, va bene lo stesso. Difatti anche qua sono convinto che va bene lo stesso. Allora, io vi parlerò di alcune cose che però non so, sentendo adesso il verso che parlate, le belle cose, sentendo le preghiere fatte, i canti, forse non sono del tutto in tema, ma non è la prima volta. Se non sono in tema, pazienza, io spero che le cose che vi dico un po' di utilità ce l'abbiano. Ma io vorrei, con gli esempi che faccio e con le cose che dico, così molto normali, vorrei aiutarvi a ritrovare, aiutarci a ritrovare la freschezza della missionarietà, che poi è la freschezza del Vangelo. Se sei contento del Vangelo, lo dici, lo fai vedere anche senza parlare, lo si vede. La freschezza, una cosa che non vuol dire una cosa mai sentita, una cosa che chissà quante volte l'hai sentita, ma ti piace tutte le volte che la senti. E magari ogni volta c'è un particolare che ti mette, non avete l'idea come mi piace la lettura del Vangelo, proprio perché gli episodi particolari sono belle, sono belle. A me io ne trovo tutte le volte che leggo qualcosa anche in più. Una delle ultime cose, che così ve la dico perché questa ci tengo, è di essermi accorto come il Vangelo molte volte attira l'attenzione sulla quotidianità della vita, sulla normalità della vita. Che bello! Sì, leggete Luca, leggerete l'annuncio della nascita di Giovanni Battista e Zaccaria era al Tempio, nell'ora dell'incenso. Io sono sempre imbastito quando c'è l'incenso alla messa, non so bene come fare, faccio un po' di fumo, cosa volete che faccia? Però è solenne e la gente fuori che prega, diciamo in un luogo sacro, in un luogo, in un momento solenne, e vede l'angelo a destra dell'altare in piedi, un angelo dove deve apparire a destra dell'altare, no? Pagina dopo, dove si parla dell'annuncio dell'angelo a Maria, entrò e disse: ti saluto, o Maria. In casa, dove è entrato? C'era fuori la gente a pregare? No. Però la Madonna era dentro che pregava. Chi te l'ha detto? Io ho letto il Vangelo mille volte, non è detto. Leggeva la scrittura, ma non è detto. Lavava i piatti, no, neanche quello. Là, non so se ho reso l'idea, la quotidianità, anche lì c'è Dio, anche lì Gesù Cristo è venuto a parlarci di Dio. E anche il treno, ecco, parliamo, non lo so. E poi dopo vi accenderò la chiamata dei primi discepoli, e che bello che anche la chiamata di Gesù che passeggia lungo il mare e i discepoli che stanno lavorando, no?
Noi invece vogliamo inventare una pastorale con gli itinerari vocazionali, la malora. Voi stava lavorando, tac. La vita, non essere cristiani dentro nella vita e non so io. Dio è anche nella vita, nella quotidianità della vita, nella normalità della vita. A me questo Dio piace tanto. Il secondo scopo è dimostrare che la missionarietà è una qualità sì della vita cristiana, ma direi dell'esistenza. Se vuoi essere uomo, come fai a non pensare agli altri? Come fai a trascurare quelli che hanno più bisogno di te? Come fai a non... Che uomo sei? Certi uomini gradassi che vogliono sempre essere i primi. Io ai miei alunni dico, non tirate giù il cappello, mettetelo giù. Se vi rimproverano e si fanno chissà che cosa, vi dicono, si danno arie, fate una pernacchia. E molti non ci licenziano, vi dico, perché i ragazzi, povero Cristo, devono anche cercarsi il lavoro. Mi licenziano. Beh, dico loro, avete ragione, fate una pernacchia interiore. Oh, nessuna stima per queste persone. O se volete, preghiamo per loro perché si convertono. Ma che io debba essere sotto queste persone? No. Dire che sono brave? No. Mettermi anch'io il cappello per dar gloria a Dio? No. E vabbè, ognuno ha fatto a modo suo. Però, mi pare di avere ragione. E poi c'è un itinerario, vorrei anche sfruttare adesso proprio questa idea della missionarietà, che è anche normale, ma è così bella. E prendo alcuni testi di Luca, uno l'ho già citato, quello di Marco, poi ci sarebbe un testo di Luca, due di Marco, uno di Luca, ma non è detto che li dobbiamo assolutamente esaminare. Però il brano di Marco 1:16-20 voglio un pochino dirlo, perché credo anche che il Vangelo vada letto in un certo modo, non sempre lo leggiamo bene. E non sempre ci meravigliamo noi e creiamo qualcosa che dà meraviglia anche agli altri. E Gesù che passa, vede i due che stanno, i primi due, poi anche i secondi due, che stanno mettendo a posto le reti e li chiama. E lui, è Gesù che fa tutto loro, non badavano certo a niente, li ha chiamati. E qui c'è proprio la chiamata nella quotidianità della vita. Questo è bello. Io non so quando siete diventati cristiani voi, non lo so neanche quando sono diventato io. E ho la grazia o la disgrazia che io non so dire a nessuno qual è stato il motivo e il giorno della mia vocazione. Non è colpa mia. Uno dice, lungo la strada, quel prete mi ha convertito. Io non lo so. Sta di fatto che sono stato in seminario, giovanissimo, e sono diventato prete. E sono contento, sono vecchio, e sono contento di esserlo. E qualcuno... bigotti, perché devi aver visto almeno Dio, sentite la voce di Dio, chissà che cosa, che io ho sentito un bel niente, e mi dico, se è così, come fai ad avere la vocazione di continuare a fare il prete? Beh, dico, la mia età, volete che faccia, che cambia? Io vado avanti a fare il prete, sono così contento? Oh, cavolo, bigotti! Ho ragione, eh? No. Se non ho ragione lo stesso. E quindi li ha chiamati lì, chi l'avrebbe detto? Chi? Beh, anche la chiamata che vide, disse, li chiamò. Un gesto gratuito. Quello che avranno percepito questi due è perché ha chiamato noi, perché? E non altri. Perché? La gioia, la gratuità ti fa godere, no? Non hai meritato, non hai pagato, non hai... No, dai, sei contento che hai scelto te. Dico spesso anche i ragazzi che trovano la fidanzata, neanche lì, mamma mia. Una volta vedo due ragazzi, lui lo conoscevo, lei no. Lui di più, così, cristiano a metà, secondo me. E dopo lì ho capito che insomma il modo di parlare era un po' diverso dal normale, ma quando è che vi siete conosciuti? E la ragazza, un po' bigottina, sta povera ragazza, cominciava col dire che sai, è una grazia, una gratuità di Dio, Dio crea due mezze mele.
una mezza mela non sa che c'è l'altra mezza mela, però quando si trovano è l'unica mezza mela che va bene per me, che è rischioso, santo Dio, perché poi che vado sempre in treno al mattino da Como a Milano, vedi lì un ragazzo, lei, una ragazza di qua, è l'unica mezza mela, sì, è una bella ragazza, la vede un giorno, la vede due, la vede per tre anni e dirà chissà se è vero che quella che ho sposato è l'unica mezza mela per me andava bene anche questa, o no? Oh, su, ma è diverso il problema. E allora, mentre lei stava dicendo così, lui l'ha fermato subito e ha detto una cosa che ho ripetuto anche in Duomo Milano col cardinale che mi ascoltava, Carlo Martini, e lui dice sì, ma sì, però dice, un giorno in cui tutti, una domenica mi pare, tutti sono andati a spasso, i miei amici mi hanno lasciato a casa senza dirlo, ero incattivito, il papà come mai si è inquieto, e quelli che vendevano qualcosa, una botteguccia, e papà non ne poteva più, dice senti vai a Porlezza che là c'è una mostra di formaggi locali, vai là a vedere che formaggi ci sono, e dice sono andato a vedere il formaggio locale, c'era quella ragazza lì che sposerò, ciao, però che bello, per caso, sempre per caso, e invece il per caso non esiste, è la gratuità, non vi piace la gratuità, va bene, l'avete fatto voi, non la gratuità, noi tutti siamo al mondo, abbiamo fatto qualcosa per venire al mondo? No, però ci siamo. E io sono contento di essere al mondo, di essere cristiano anche. La gratuità. Teniamo presente questa gratuità, perché è ciò che ci rende veramente uomini veri e cristiani veri. Perché a me? Perché non altri? Allora ringrazio Dio, ma so anche se Dio ha chiamato me, e non è solo perché vuol bene a me, perché si serve di me per voler bene anche agli altri. Quando ha chiamato Abramo, l'ha chiamato per tutti i popoli. Questo è bello. Quindi non pensare a te. No. Se ti ha chiamato, ti ha dato l'intelligenza, ti ha dato una fortuna, è per te e per gli altri. Quindi questa gratuità, che alle volte sembra essere quasi un per caso, che però anche il Vangelo è pieno di queste cose, perché tu fai altrettanto con gli altri e capisci che la qualità di Dio è l'amore gratuito. L'amore è sempre gratuito. E dai, non ditemi di no. Vuoi bene una persona perché lei è in treno, lo dico ancora perché vado sempre in treno, la mia meditazione si fa sempre quasi in treno. Io sono qui, vedo un signore di là vecchio. Non vedo la donna che è davanti a lui, perché c'era la spalliera. Ma parlavano con tenerezza, dico, sono due sposi vecchi, si vogliono ancora bene. Dico, è bello, fa piacere, no? E a un certo punto il discorso è andato in una certa direzione e lui racconta un fatto e la donna dice, oh, ti ricordi? Allora sì che ero bella. Lì mi è nata una curiosità irresistibile. Ho fatto finta di andare ai servizi per tornare indietro e vedere in faccia sta donna. Ma era vecchia, ma era brutta. Però, che era la più bella del mondo, perché l'uomo gli dico, oh, che bello, guarda che bello. L'amore è così. E ha detto, se è vero. Va bene? Anche l'amore di Dio. Perché vuol bene a me? Non lo so. Però sono contento. È più di così. Il treno mi capita di tutto. Buonasera, buona serata, Don Bruno, come dire, tu vai a casa, vabbè. Noi lì la moglie sarà stanca, anche lei, i bambini, cosa facciamo? E qualcuno capita che dice, se nasco un'altra volta mi faccio prete. E io dico, senti, ma devi essere intelligente la prima volta perché si lascia una volta sola. ho tutto il mio, in treno ho tutto il mio, sì, una bella cosa. Posso dire anche una cosa un po' sbagliata, però io ci credo. Perché una volta ho dovuto parlare a Como, in un posto che laico, non sapevo cosa dire, ma non voluto che andassi. Ora ho raccontato chi è il comasco. Ho detto che credente, ma senza entusiasmi, non è che abbiamo chissà quali fenomeni a Como, no, molto normali.
E io dico, ho voluto dire, se domani mattina, andando in treno, trovassi uno, cioè, infatti lo trovavo sempre, sapevo tutto della curia, io non so, io ero informato sulla curia perché quell'uomo lì lo vedeva tutte le mattine, io non so come faceva. L'ho detto anche al verso, no, non è possibile, non è possibile, vieni su, vedrai che sa tutto. E se, che mi dicesse, sa, ieri sera è comparsa la Madonna in via Indipendenza, urca, io resterei lì. Ma la prima cosa che io penserei non è sarà vero o non sarà vero, no, no. La prima cosa che mi verrebbe in mente è quella donna lì, sarà vero sì, sarà vero no, non è di Como. E di fatto indovino, non è di Como. E avendo detto questo, per un altro caso del genere simile, un signore, mi ha raccontato, perché dico sempre in Brianza, non abbiamo visionari particolari, cosa che a me non dispiace neanche tanto, e uno si alza, l'assemblea dice, oh, no, da un po' di tempo ci sono qui, c'è una signora che vede la Madonna in questo paese, io dico, orca ci dite, non posso più vantarmi di essere della Brianza, che invece ha i piedi per terra, terra un po' sì, un po' no. E l'altro dice, no, no, dice, è qui da qualche anno, ma viene da Bergamo. Ah, oh, beh, dico, allora può vedere tutte le Madonne che vuole. Ah, ma dai, diventiamo un po', io non so, per me è questa vita che è bella, che fa piacere, che ti deve dire che sei contento. Ma guarda che bello. No. E Gesù dice, seguitemi. Certo, seguitemi. Andate, venitemi dietro. Dove? Non lo sapete ancora. Noi veniamo al mondo, ma non sappiamo quale vita davvero abbiamo. Però dobbiamo cercare di seguire la nostra coscienza, le cose, i consigli. Così vale per tutto. Siamo un po'... anche un prete, dove ti porta? Dove? E non lo so. L'importante è stare dietro Gesù Cristo, fare le cose che il Vangelo dice che lui ha fatto. In realtà mi sbaglierò, ma io alle volte ho l'impressione che oggi in certe forme di pastorale siamo noi che facciamo i progetti e poi preghiamo Gesù Cristo che ci aiuti a riempirli, o no? Quindi lui, noi davanti e lui dietro. No, i progetti li fa il Vangelo. Mi arrabbio quando dico queste cose qui perché sono arrabbiato un po' davvero. Voi non c'entrate, per l'amor di Dio. Però le dico dappertutto. Invece devi seguirlo. Dove va Gesù? Dove? Ma vagli dietro. Ti accorgerai che vai in mezzo alla gente, accorgerai che tratta la gente bene, anche quelli che non tutti trattano bene. Perdoni i peccatori, amine. Ti accorgerai però che siccome dice la verità lo mettono da parte, condivide la storia umana Gesù, fatto uomo. E dire che il figlio di Dio si è fatto uomo è troppo poco. Uomo quale? Quale uomo? Conosciamo tutti uomini che sono fanno i gradassi, gli sgonfioni io li chiamo, no? Ha fatto così Gesù, se faceva così mi dava l'idea di un Dio a cui avrei fatto fatica a credere. Invece è vissuto da uomo normale. Luca dice che cominciò a predicare a 30 anni. Cosa ha fatto prima? Cosa ha fatto? L'uomo di casa, il lavoratore, non lo so. C'è un vecchio professore al Bilbo che mi diceva in quegli anni hanno costruito la tal città che era vicina, tutti andavano da quei paesi a fare, aiutare un po', facevano il facchino, non lo so. Anche Gesù sarà andato. E siccome voi piangeva. Un figlio di Dio veramente fatto uomo, che condivide la condizione dell'uomo, eccetto il peccato, l'unica. E poi sempre dice che andare con lui ti accorgi che devi staccarti da qualcosa, dalla vita di prima, devi cambiare vita, non puoi fare quella vita lì, continuare a pescare e poi, no, devi cambiare vita. Ma gioiosamente cambiare vita, non capire che stai scegliendo una vita migliore, più bella. Se qualcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso e mi segua. Questa è la nostra spiritualità, deve essere la nostra spiritualità. E che vuol dire che devi rinnegare te stesso, cioè la tua arroganza, la tua pretesa, la tua volontà di essere il primo, il tuo voler far carriera, E
No, hai altro da fare, hai la gioia, anche il tempo per guardare il mondo che è bello, le cose belle, un bambino che è lì, non lo guardi. Un povero, che però l'hai visto che prima ha fatto qualcosa di buono anche lui, anche i peccatori fanno qualcosa di buono, guardali e trattali in un certo modo. Quindi è questo distacco, anche questo è importante, ma gioioso. La parabola, quella di Luca, del padre e dei due figli, la sappiamo tutti, non è il caso che io la ricordi. Però il figlio minore in casa del padre pensa che in casa si sta male e fuori si sta meglio, ma fuori si accorge che non è vero. E allora torna a casa e dirò al padre di perdonarmi, dirò al padre che io lavorerò gratis, dirò. Il padre lo vede da lontano e gli corre incontro e lo abbraccia, o no? È il padre che lo accoglie per primo, non lascia neanche parlare e uccide il vitello grasso. Ho ucciso un vitello qualsiasi, pazienza, ma proprio quello grasso. E l'amore di Dio che è questo. Noi dobbiamo credere in un Dio così, che è venuto al mondo a condividere la nostra vita per far vedere come si salva la nostra vita. E come per farci vedere l'amore enorme che ha Dio per noi. E non solo per dirci quello che dobbiamo fare per Lui, ma che ciò che Lui fa per noi, è morto per noi. Bisogna anche essere pronti a morire per Lui. Però sta di fatto che Lui per primo è morto per noi. E questa è la cosa sconvolgente e bellissima. La gioia, ecco, di vivere sapendo che Dio ti vuol bene, che vuol bene anche ai peccatori, non solo a te. Vuol bene anche... I miei 80 anni mi hanno fatto scrivere un libretto, o meglio, mi hanno fatto un'intervista. Era una domanda che secondo loro, chissà come era difficile, era se uno ti dice, uno che è di un'altra religione, magari un musulmano, non so, ti dice il mio Dio è arrabbiato contro di te perché non credi in lui, tu che cosa rispondi? Io rispondo, e invece il mio Dio vuol bene che te. Ciao per là. E ho ragione! Giusto? Ma giustissimo, mi ha detto, siamo in due, almeno in due. Ma è così, ma cosa... Ah. E quindi, quando poi li chiama, devono lasciare, vanno dietro, devono andare dietro a lui e si accorgono che Gesù è universale. E la gente importante, la gente meno importante, semmai incomincia dagli ultimi, si deve aiutare, non lo so, accoglie i peccatori... E dice delle frasi che sono bellissime. Figlio dell'uomo non è venuto solo a chiamare i giusti, ma i peccatori. C'è qualche cristiano che si fa la faccia truce, si arrabbia, chiamare anche i peccatori. Ma non sei contento, dico io. Se leggessi, è venuto a chiamare i giusti, io sarei un po' inquieto, santo Dio, sono mica tanto giusto, mi lascerà da parte. Se chiama i peccatori, che bello, lo sono chiamato anch'io. E sono contento. Voi no, peggio per voi. No, è bello, a me piace. Questa è l'universalità, è questa qua, l'universalità del Vangelo. Preoccuparsi di tutti, non soltanto di alcuni. Quando vai in una casa a trovare qualcuno, devi salutare tutti. Perché sarà capitato anche a voi, a me è capitato più di una volta. Certe case, tu vai, ti parlano solo del figlio più bravo che sta facendo l'università, che prende dei bei voti, che farà carriera. E c'è lì un poveretto, perché non parla anche di lui? Ah. Invece voi no, noi cristiani. È questo qui. Questo qui è mio figlio che è diventato. Ah sì, è quello lì invece. Noi no, noi non facciamo queste differenze. E l'altra cosa è di cercare in tutti i modi che la comunione non sia chiusa, insomma, che la nostra comunità non si chiude in se stessa. La comunità deve aprirsi, la parrocchia deve essere aperta, la diocesi aperta, il consiglio pastorale con le finestre aperte. E manca la famiglia, con le finestre aperte. Perché devi guardare fuori e devi accogliere. È bello anche questo. E poi i popoli, tu, i neri, i bianchi, gli
italiani, stranieri, ma parla con tutti, trattali tutti bene. E Gesù, che ha voluto incominciare dal punto giusto, ha cominciato di fondo dagli ultimi, dai più bisognosi. Forse perché Dio vuol bene solo ai più bisognosi? No, vuol bene anche agli altri, ma gli altri hanno meno bisogno. Quello che è più bisognoso è rimasto indietro, sto lì a dargli la mano, no? Il primo è già avanti, permette anche agli ultimi di essere un po' primi, di essere ben visti. Non lo so. Anche un povero, se lo aiuti devi trattarlo facendogli capire che per te ha una sua dignità. Lo capiscono al volo. Perché è lo stile dell'amore di Dio, il quale, anche questo è bello, è della vera universalità. Dio, la dignità dell'uomo è uguale, la mia e la vostra, la mia è uguale. Le funzioni no. Chi ha un lavoro più importante, chi ha un lavoro meno importante. Ma la dignità dell'uomo è uguale. Lo dico ai miei alunni, eh? Voi non so se farete quale carriera, sappiate però che il primo della carriera è un uomo come voi, amato da Dio come voi, no, non di più e non di meno. E voi farete lavori per cui il salario sarà un po' basso, ma speriamo non troppo basso, o no? Sei dignità anche tu. Questo vale anche nella Chiesa, intendiamoci. Cose che invece sono diverse, a me non piacciono. E quindi con queste cose del Vangelo così chiare, Santo Cielo. Dopo un'altra domanda che alle volte sento farmi è il Vangelo, perché ti piace il Vangelo? Perché? Perché è bello, prova a leggerlo. È un modo di relazionarsi agli altri, di guardare il mondo, è bello. E poi il mondo è anche bello se sai come è fatto. Una volta che andavo in montagna, una delle poche volte, perché non sono capace di fare quelle cose lì, andare in montagna con un gruppo di ragazzini e cercavo di far vedere il torrente, qui erano i fiori, immagina, non ascoltavano neanche lontano un chilometro, si picchiavano. No. Arrivato un motorone in montagna, tutti a vedere la moto, oh! E io dico, ma siete scemi, ma guardate quella formica qui, una formica è più bella di quella moto lì, è vero o no? Da sola, l'ha fatta nessuno. Eppure va avanti, viene indietro, mangia da solo, non ha bisogno che ci mettiate la benzina, è più bella. Le guardate le formiche? No, guardate i motoroni, guardate i palazzoni che facciamo, mamma va. Giusto? Sì, per me è giusto. Sono le cose del mondo belle, sono tantissime. È da rimanere di stucco. Chi l'avrebbe detto, Poi anche perché è bello, quando uno incontra qualcosa che è bello, che è vero, come l'amore, come la bellezza, come l'arte, come una bellezza, però bisogna avere questa, godere di questa bellezza, si racconta, si fa vedere, la si apre, la si guarda giù dalla finestra, si passa un bel bambino, un bel bambino, avete mai visto che bello adesso? Mi piacciono. Lì aspettare il semaforo, non so, c'è una signora che guida, muore un po' infastidita perché in bicicletta si fa fatica, e il bambino dietro che è Gesù che fa i suoi scherzi. Se tu lo guardi con simpatia, i bambini capiscono se li guardi con simpatia, ti fanno i saluti con la mano, e io godo un mondo. Dopo c'è un altro punto che vado dopo, però finisco perché io non voglio parlare troppo. Dio ha scelto l'incarnazione, no, c'era qualcosa che ci voleva. Questo Dio che si è incarnato ha condiviso, ha condiviso anche le nostre domande, né? Certo, durante la passione, in croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ha provato le nostre angosce, le nostre domande. E quindi anche noi, per essere aperti al mondo, dobbiamo dare le nostre risposte, ma ascoltare anche le domande e fare le nostre, E certe volte rispondere non lo so. Sempre su quel libretto degli 80 anni,
quando andrai in paradiso cosa vedrai? Dico, non lo so, sai cosa vedrò. Io spero di vedere Dio, Gesù Cristo, e di essere insieme fra di noi e di volerci bene. Però se mi incontrassi, vorrei, mi piacerebbe tanto incontrare anche qualche persona che non avrei mai immaginato di trovare in paradiso, né? Anzi, che molti mi hanno detto che lì in paradiso non vanno. E io ne vedo due e dico, oh che bello, siete qui anche voi due, ciapela. Invece ho arrabbiato, minchia loro. Perché? Ho dimenticato del giusto, della parabola, del figlio giusto. Già che si è divertito, già che è uscito, gli uccide anche il vitello grasso. Già che. Allora hai capito niente. Non hai capito che quello è tuo fratello, non hai capito che l'amore del padre ce l'hai anche tu, gratis, come il fratello che è uscito. Il Vangelo ha delle parabole, dei testi che è fatto per convertire i giusti, che si danno arroganza perché credono di essere giusti e sono contenti e pregano che uno, speriamo che vada all'inferno, speriamo che vada all'inferno, va, che bello, lo vedo in paradiso, oddio, oddio, sei qui anche tu, che bello. Pensate come volete, non mi interessa, né? E poi siamo in minoranza, questa è l'ultima cosa che vi dico. Siamo anche in minoranza oggi, dentro una varietà di culture, che è bello, a me piace, anche sentire cosa pensano gli altri, e siamo in minoranza. E allora, la minoranza, certo, ci spiace, perché se Cristo è morto per tutti vorremmo che tutti lo capissero, dobbiamo dirlo a tutti, ma bene, senza arroganza, nel modo giusto, al momento giusto. Senza pretese di non so che cosa. E quindi scoprirsi in minoranza è un po' un fastidio e purtroppo lo siamo, qualcosa facciamo finta di non esserlo. Adesso che siamo qui abbiamo l'impressione di essere una maggioranza, ma non è vero. Perché la minoranza comporta delle tentazioni, dobbiamo guardarsene, ma comporta anche qualche vantaggio che possiamo sfruttare, non per rimanere in minoranza, ma per andare oltre. La tentazione della minoranza è di trasformarsi in rassegnazione, oppure di chiudersi nella nostra comunità, diventando noi ostili al mondo, contro il mondo, non lo so. Oppure cercando fra di noi di vivere una purezza, un eroismo che non vivremo mai, che fa ridere. Invece, però c'è anche il pericolo di prendere delle posizioni sbagliate, sì, d'accordo. Però la minoranza può trasformarsi in chiusura. E invece no, noi dobbiamo fare missione. Saremo in pochi ma con la finestra aperta, o no? In pochi ma attenti agli altri. E non chiusi dentro la nostra particolarità. È una forma di cultura questa, non solo cristiana, di cristianesimo. Quindi rendere più visibile la nostra. E poi, siccome siamo in pochi, non potremo fare imprese grandiose che impressionano il mondo. Dovremmo fare le poche cose che possiamo fare, o no? Ma belle, voler bene, aiutare. Gesù ha rifiutato, sì o no, le tentazioni del deserto? 3 tentazioni pastorali, eh? Fai miracoli per cambiare i sassi in pane, per risolvere i problemi, no. Non l'ha fatto, meno male. Se Dio fa qualche miracolo per farci vedere che ci vuole bene, ma non per risolvere i problemi del mondo. Neanche lui li ha risolti, tocca a noi comunque. Poi seconda tentazione, guarda il dominio del mondo, domino il mondo. Anche noi, la Chiesa, deve dominare il mondo, diventare dominatrice del mondo. Ma fammi ridere. Siamo in pochi, questa tentazione non ti viene. Spero che non venga a nessuno. Perché è la logica del mondo quella lì, Non è la logica che fa vedere chi è Dio e chi è Gesù Cristo. E poi lasciatemi raccontare la tentazione del buttarsi giù dal tempio, che oggi è la tentazione per me la peggiore. Quella dell'apparenza, dell'apparire. È vero che abbiamo la tentazione dell'apparire. Noi vogliamo apparire come cristiani in tanti apparire, apparire, apparire per convertire il mondo. E allora Gesù, lo racconto sempre ai miei alunni, sempre. Dico, immaginiamo che Gesù è sul pinnacolo del Tempio, è lì che guarda giù, mi getto, non mi getto, e un discepolo molto, molto,
così dice: maestro, aspetta, non è buttarti giù, perché la piazza è mezza piena appena, se ti butti giù che c'è mezza piazza, aspetta che si riempia. No, no, vabbè, allora Gesù dice: già, riempiamola. Finalmente si riempie, pronto di buttarsi giù, arriva un altro discepolo. Ci sono dei discepoli che sono addetti, sanno le cose del mondo, sono intricati, salpare a terra, come fanno, che arriva di corsa: maestro, maestro, aspetta, io so con certezza che fra 3 minuti arriva la troupe del TG1 che ti riprende in diretta, aspetta, oh, è arrivato il butto di giù, ma va, quello lì non era Gesù Cristo, non è la gloria di Dio quella lì, giusto? È giusto, ma qualcuno lo fa. No, giusto? Meno male, c'è il vescovo anche lui sul tetto. Dopo non posso chiedere a tutti voi se è giusto o no. Non è vero, non è vero, santo Dio. Ah. Quindi anche lì stiamo attenti. E poi, siccome siamo in pochi, dobbiamo anche smettere di lavorare solo in proprio, non so. Il proprio vuol dire nelle cose che facciamo noi, no? Nei collegi che abbiamo noi, nelle cose che facciamo. No, siamo in pochi, deve insegnare anche nei posti degli altri. Però da cristiani insegna. Così bello. Ma tanti anni fa, io insegnavo, i primi anni che insegnavo in cattolica, c'era uno che era invece il capo, il presidente, adesso è Monti, no? Che è dell'altra università, come si chiama? No, la Bocconi, che aveva in mente, lui come cristiano, perché aveva in mente, aveva sentito, tedesco, dice: senti, io vorrei chiamare qualcuno che viene alla Bocconi, fa degli insegnamenti religiosi, ma fuori tema, magari alla sera, come faceva Romano, come si chiama il Romano? Quello che era italiano e però era tedesco, che faceva le lezioni alla sera, che non erano di fa parte della cosa, però molta gente andava, i professori andavano, e io sarei andato, perché per me un gran piacere dirmi: vada, c'è una chiesa piena di atti, la parola, io corro, perché mi piace, per sentire come reagiscono e per vedere cosa fanno. Dopo invece è andato tutto a monte, sono contento, perché altrimenti passerei oggi anch'io per quell'università lì, sotto, boh, non lo so. Quindi il pluralismo è anche, non so, imparare a lavorare insieme agli altri, nella casa di altri, nella gestione di altre cose, però tutto cristiano. E poi il pluralismo religioso. Oggi siamo in un momento di pluralismo religioso. E la sfera missionaria è anche ascoltare. Ecco, quindi il primato di Dio, che ci deve essere, ti si deve capire che tu metti Dio al primo posto. Lo devi, però il primato di Dio, la gloria di Dio, guardate che la parola gloria nel Vangelo non vuol dire la gloria di come noi la immaginiamo, trionfare, cose che ti fanno sbarrare gli occhi dal trionfo, no, vuol dire servire. Il Vangelo di Giovanni, o no? Dice un Gesù che lava i piedi ai discepoli, è stupendo. Un Dio che è così, a me piace. Cosa vedrai in paradiso? Ha detto sempre quella persona là. Io dico: beh, vedrò la gloria di Dio, il suo grande amore. E vedrò anche, mentre dico chissà, verrà adesso a prendermi, a guardarmi, a illuminarmi, resterò di stucco, perché verrà anche a lavarmi i piedi. No? E capirò finalmente la grandezza di Dio. La grandezza di Dio è l'amore, punto e basta. Facciamo pure campanili altissimi, facciamoli. Sì, però io non li farei tanti. Giusto? È un'altra la gloria di Dio. Va bene, finito, basta. Scusatemi, ma alla mia età si può anche sbagliare. Però non ho sbagliato. Approfittiamo per dialogare un po' con Don Bruno, no? Poi gli chiederemo i testi, perché magari con la voce sua che scende e sale, magari qualcosa si perde. Però
gli chiederemo di lasciarci i testi, così li recupereremo. Intanto approfittiamo della sua presenza per dialogare un po'. Quindi adesso potete fare le domande. Cerchiamo di approfondire qualcosa che lui ha soltanto enunciato. Cerchiamo di approfondirla. Pensando alla nostra realtà, a quello di cui abbiamo bisogno, a quello che ci ha sollecitato a vivere e magari non riusciamo ancora a vivere. Quindi chi vuole può venire al microfono, chiedo magari a qualcuno di porgerlo, e vi ricordo di fare domande sintetiche, cioè la domanda non vuole diciamo essere un'altra esposizione, deve essere sintetica. Don Bruno Maggioni ha appena terminato la sua relazione, ora ci sarà spazio per le domande, le riflessioni da parte dell'Assemblea. Don Bruno Maggioni ha sollecitato l'Assemblea su più temi, soprattutto a ritrovare la freschezza della missionarietà, anche essere veri cristiani nella quotidianità, e soprattutto pensare che la missionalità è non solo qualità della vita cristiana, ma è qualità dell'intera esistenza. Basta alzare la mano. Ecco, chi pone la domanda magari si presenta. Sono Nino Santarelli. Grazie ancora dell'intervento. Volevo semplicemente chiederle, in una situazione di minoranza, quale lei ha voluto evidenziare giustamente come caratterizzante la nostra realtà di Chiesa, le chiedo semplicemente che consiglio darebbe ad una comunità parrocchiale, molto banale, molto quotidiana, affinché avvii percorsi comunitari di ascolto rivolto a tutte le persone di tutte le età, affinché a tutti sia concessa la possibilità di godere di quella meraviglia che è l'ascolto del Vangelo, poterla vivere ciascuno nella sua realtà, farsi aiutare da chi può essere un maestro, senza aver la pretesa di comandare su tutto, ma farla diventare una prassi abituale, perché così il Concilio ci ha insegnato, perché così il Signore ci ha insegnato e perché così non sempre la Chiesa fa in tempo a ricordarsi e a rendere possibile a tutti. Ci dia qualche indicazione anche più operativa, considerato che lei conosce la realtà italiana e sa bene quale può essere ancora la difficoltà a rendere concreto, visibile questa aderenza al Vangelo. Che tipo di consiglio si sentirebbe di darci? Grazie. Adesso tento. Mi metto un po' in imbarazzo, però. Però ha ragione, la domanda è chiarissima che mi fa. Ma la nostra comunità, intanto io direi che chi dirige una comunità, il sacerdote, il parroco, anche se piccola, deve però aprirla, aprire le finestre, qualche volta farle vedere il mondo, fargli vedere, no, in modo da, altrimenti è un disastro, se si chiudono e ragioni come chiudono. Secondo me una predica in chiesa, a domenica mettiamolo, deve essere fatta in modo tale che deve piacere a chi è venuto in chiesa, però deve fargli capire che quella roba lì dovrebbe dirla appena esce di chiesa agli altri e farla o farla vedere. Se uno mi avviene, ascolta la predica, ascolta la messa, dice oh che bello, ho fatto il mio dovere, ho risolto la domenica, quello è un bigotto e basta. Andrà in paradiso perché c'è un posto anche per i bigotti, né? Credo almeno. No, devi capire, hai sentito qualcosa che ti mette in movimento, c'ha ragione. Se non penso agli altri cosa sono? Se tratto male gli stranieri, se anch'io interagiono come gli altri. Non so se ho reso l'idea, ma è qualcosa che aiuta a capire così, si vede. E anche se si è in pochi, dopo in mente una scena, perché nella mia vita ormai è lunga, capita di tutto. C'era un posto sul Lago Maggiore dove c'era il vescovo di Lovari, che adesso non è più vescovo, ma mi voleva molto bene sto vescovo, anche se non era il mio, pieno di gente, ho parlato, non so più, mi pare dell'Apocalisse, che però bisogna, e una signora alla fine dice Don Bruno, lei fa bene a dir così, perché vive in un posto dove la chiesa è piena, che tutte balle invece, il mio paese non è pieno, e noi invece deve vedere il mio povero parroco, che è anche vecchio, viene fuori a dire la messa, saremo in 12, per di più vecchi anche quei 12.
guarda con sguardo desolato e poi dice la messa e poi va via sempre con sguardo desolato. Ecco, cosa devo fare? E il vescovo di Novara era lì che rideva, disse adesso voglio vedere come rispondi. Come rispondi? E ho detto, senta signora, vada dal suo parroco vecchio, dica, senti, quando riesci a dire la messa, anche se siamo in 10, vieni fuori contento che dici la messa, no, che parli di Gesù Cristo, quando è finito, vieni contento, perché se siete musoni lui e musoni voi, se arriva un giovane, sono il primo a dirgli, senti, cambia chiesa, per l'amor di Dio, giusto? Anche se siamo in 3, si deve parlare con entusiasmo, non solo quando sei in tanti, ti capisci? Per cui siamo in minoranza, ma facciamo vedere Gesù Cristo. Mi chiedo che più essere un milione per far vedere Gesù Cristo. Può essere anche pochi, no? O no? Poi andiamo. E Gesù Cristo, i suoi discepoli, gli amici li ha lasciati a casa. Stare con Gesù Cristo vuol dire camminare con lui. E lui va. E tu e noi dietro. Non invece fare delle cose... Dopo si fa quello che si può, però siamo giunti a... Il Vangelo è così, il Vangelo è nato minoritario, o no? E dal centro, anche questo forse l'ho dimenticato, c'era il proposito, di parlare anzitutto del centro del Vangelo, cioè che Dio è fatto così, che Dio ti vuol bene. E non dire solo quello che tu devi fare per Dio, come se ne avesse bisogno, ma per te. Quando nel paradiso terrestre il serpente ha chiesto alla donna perché Dio vi ha proibito di mangiare del frutto dell'albero, di ogni albero, dice il serpente. Lei dice no, possiamo mangiare dei frutti di tutti gli alberi, eccetto uno. E perché? Per non morire, dice la donna, cioè per il nostro bene. No, è perché non vuole che diventiate come lui, o no? Dio è immaginato come un padrone che si dà dei comandamenti è per affermare che lui è superiore a noi, che noi non valiamo niente, che lui è un corno. Se ci dà un comandamento perché rende felice noi, rende vivibile il mondo in cui viviamo, contenti. Io sono convinto di questo, eh. Se un comandamento di Dio è fatto per rendere scontenti, non so se viene da Dio, viene da qualcuno che si prende la figura di Dio lui. È bello, no? La mia esperienza dice che i comandamenti, se sono di Dio, sono belli. Tutti, uno più dell'altro. Allora, vabbè. Ora, dopo siamo in pochi, ma non è il numero che conta. Una volta, forse, tanti, la gente rimaneva... Ma adesso, quando, non so, si sposa... uno dei monarchi inglesi, la gente è tantissimo, dico, oh, avere 1 milione, avere 100 milioni non cambia niente, come figure di chi ti impressiona, è la persona che deve stupirti. Quindi siamo in pochi, ma neanche in pochissimi, per la verità ancora, però nel mondo siamo in tanti, ma per l'altro giorno siamo 1 miliardo e cosa. Saranno tanti, però gli abitanti del mondo sono 7 miliardi, 6 miliardi, 6 e mezzo. Che poi di quel 1,5 miliardi di cristiani, molti sembrano cristiani, no più che sì, insomma. Ma non importa, Gesù Cristo era anche solo, con un po' di apostoli. Ho dimenticato una cosa, lasciatemelo dire, se c'è, ma forse va bene anche per la domanda. In seminario, quando ero piccolo, ma io avevo un difensore, il nonno, mi difendeva, mi liberava da certe cose che non stavano né in cielo né in terra. Beh, ti dicevano sempre, almeno io sentivo, tanto che studiare sì, però non esagerare, a parte quello, ma che solo i santi possono predicare. Sto solo i santi. Secondo me, quello che mi diceva così, non so se il rettore o il padre spirituale, per me non era santo, ma mi predicava tutto il giorno. Allora, solo i santi. Perché vivere anche così con lo spasimo, diventare qui, diventare là, far su, per strumenti, ma va. Vabbè, per fortuna ho letto il Vangelo a un certo punto. No? Leggete Marco, la finale, quando è risorto, ed è con gli 11
che non hanno creduto, e li rimprovera, increduli, duri di cuore, così, eh? E poi, cosa, non dice 3 anni ancora di seminario, che avrebbero perso la vocazione, ma invece dice andate a predicare tutto il mondo, ciapala, duri di cuore, increduli, ho predicato a tutto il mondo e sono contento che sono un peccatore. Avanti, non vogliamo diventare chissà santissimi per predicare, ma va. Noi parliamo di Gesù Cristo, l'importante è parlare di Gesù Cristo. Uno che fa parte di un istituto non deve dire il mio istituto, perché in 3 minuti gli dico sì, però qualcuno ha fatto qui, qualcuno ha fatto là. No. Parla di Gesù Cristo. Vuol bene a te, vuol bene a te, vuol bene a te. Giusto? È diverso. Va bene, quindi anche la minoranza può parlare di Gesù Cristo, anzi. Questo è il centro. Ci ha alzato un'altra mano, un giovane, vediamo. Sei giovane però. No? Sbagliato? No, sì, sì, giovane. Bello, bello. Ciao, mi chiamo Francesco. Ho trovato molto bella, e il fatto che è molto bella è anche vera, l'affermazione che la cosa più importante è rinnegare se stessi. Certo. Rinnegare l'arroganza, la voglia di essere i primi. Ci richiamano l'immagine sicuramente della croce, anche del martirio che oggi, no, celebriamo in questa giornata. Le volevo chiedere così un consiglio, degli esempi, anche riprendendo un po' il suo ultimo libro, sul necessario, quelle cose necessarie che ci servono proprio per rinnegare noi stessi. Grazie. E lei aveva il libretto lì? Di dove sei? Dov'è quel ragazzo? San Michele al Fiume, Mondavio. Perché ha scritto quel libretto lì per i miei amici, in realtà ormai è diventato spassoso e ridicolo da tutte le parti. Ridicolo, insomma. Sì, è anche un po' ridicolo, perché mi sono divertito, né? Anche a prendere in giro qualcuno. Oh, qui c'è un vescovo. Una domanda che mi ha fatto, perché ero una giornalista amica, che si è divertita a fare domande e poi le sapevo che domande fare, vabbè. E mi dice, senta, ma nessuno mai gli ha detto di diventare vescovo? Osco, dico, no, proprio nessuno, dico. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno me lo dicesse, perché avrei potuto dire di no, ma non me l'ha mai detto nessuno, è vero, nessuno me l'ha mai detto. Ciao, brava, sono così contento. No, sono contento. Lui è contento di essere vescovo, io di non esserlo. Così mi sento libero, mi sento... E poi un'altra frase, non so se l'avete capita, questa è dell'editore, il quale ha cominciato a dire in giro, dopo le cose si sparano, bisogna stare attenti a dire, che Don Bruno spara, perché critica anche così, magari uomini che devono stare un po' attenti, spara, ma ha imparato a sparare col silenziatore. Il che è vero, che non faccio nomi, se fai il nome di un disastro avrai un mucchio di nemici, ma siccome non faccio mai i nomi, però sparo col silenziatore. Mi sono divertito da morire, è vero, se ne va. E però, vuoi farci, ragazzo, noi facciamo... Il bello è che qualcuno ci senta parlare di Gesù Cristo, di fare dei gesti, no? Di non volere che noi... diventare, perché poi non so, uno può anche far carriera, che la faccia, santo cielo, ma a me capita di vederne troppi scontenti dalla carriera fatta, perché ne vorrebbero ancora un pezzo, o no? Mai contenti. E la malora. Una signora di Milano mi dice, ma io non capisco più niente, due, marito e moglie, uno figlio, l'altro, non so, sono lì e lui è andato quasi in depressione perché secondo lui un certo posto il padrone doveva dare a lui, l'ha dato a un altro, stanno bene tutti e due, ha un bello stipendio, bisogna essere scemi però per andare in depressione. Non è a casa della moglie, non ti va bene, non è a casa dei bambini, non stai mai lì a vederli, ma poi va... E vabbè, si fa come si può. Anche qui voglio raccontare un fatto, perché io ho incontrato dei preti stupendi, non molto comuni. Sapete come allora, anni fa, il sesto milanese, lì, sesto, come si chiamava, era considerato lo Stalingrado d'Italia, no?
tutti comunisti. E una volta Giovanni Bianchi, che era un po' più giovane di me, però ci eravamo molto amici, io e il prevosto siamo andati, prima che finisse la giornata, in uno stabilimento, ci hanno chiamato a parlare. Abbiamo perso, ci saltavano addosso, contro la Chiesa, contro Dio, contro i preti, ne hanno detto tutti i colori, eravamo un po' scoraggiatini alla fine, è andata male tutto. Allora vado in casa, andiamo in casa del parroco, il prevosto. Quando arriviamo lì dal prevosto, Giovanni Bianchi dice: ah, io queste cose qui non le faccio più, mi sono stufato, guarda lì che sua roba, ah, vado in casa dove c'ho mia moglie, dove c'ho la mia figlia, il mio bambino, mi vogliono bene, e io sono a posto, lì mi vogliono bene e non continuano a criticare. E va, orca, e io dico al prevosto, e noi? Là c'è la moglie, va a casa, e noi due cosa facciamo adesso? Non preoccuparti, che bravo prete quello lì, perché altri avrebbero fatto diversamente. Non preoccuparti, è andato, ha preso una bottiglia di grappa, ha preso un gran bel grappino lui, ne ha dato uno a me, dice bevilo, poi andiamo a letto, vedrai che domani mattina abbiamo più entusiasmo di oggi. Oh, è vero, la mattina io ero contento, ho dormito, e si è detto andiamo in chiesa a fare 3 ore di adorazione, ma Dio sa, avrei perso quasi la fede. Voi, no? Oh, l'umanità! Hai capito? Io me lo ricordo questo esempio. Chissà cosa è successo. Erano ancora quei tempi lì. Io me lo ricordo. Che bello. Un bel grappino. Lo spirito del resto, lo Spirito Santo si servirà del grappino. Vedete che vi dice? Si serve della sana umanità. Giusto? Quindi, caro ragazzo, fai anche tu quello che vuoi. Questa era la cappella del seminario, eh? Era la cappella del seminario questa. Io sono stato in seminario da 11 anni, prima media, fino a quando sono diventato prete, poi ho insegnato, insegno, sono pratico di seminario. E però anche lì ci vuole equilibrio. Guarda. Una piccola domanda. Da uomo maturo, da uomo saggio, bello. No, dal suo parlare mi permetto di fare questo intervento che non prevedevo, ma traspare una dolcezza che mi ricorda la temperanza, che è una delle 4 virtù cardinali, e ci aiuta anche a frenare quella esaltazione che, come diceva lei prima, ci sposta in una dimensione che poi ci allontana dal nostro scopo primario, no? Io la ringrazio per questa espressione della temperanza, che poi porta a quella parola che nei canti i ragazzi hanno espresso e che credo ci debba confortare, ovvero sia la tenerezza. Io la ringrazio perché se riusciamo ad arrivare alla tenerezza riduciamo le nostre esasperazioni a voler dimostrare e forse, anzi, sono sicuro, diventiamo più forti anche se siamo in pochi, come lei ha detto, e poi non credo che siamo tanto pochi. Grazie. Se vuol dire qualcosa, la ringrazio. No, non voglio dire niente, anzi, la ringrazio anch'io. Mi sorprende però quello che mi ha detto, perché, ecco, è la prima volta che sento la parola temperanza. Tenerezza forse sì, ma che ha trovato una spiritualità un po' sorridente, me lo dicono in tanti, è vero. Spero che sia vero, eh. Che a Como, quando ho presentato il mio libretto, l'hanno detto in tanti, di una spiritualità, e io ho imparato, è il nonno, guardate che è il nonno,
stato in seminario, ma avevo il nonno io che sapeva tutte le prediche che faceva il parroco, perché era sempre quello i Vangeli allora, e lui sapeva tutti gli anni, e lui sapeva benissimo, dice, domani dirà quella predica lì il parroco, eh. Poi è vera, però guarda che fino in fondo non è vero, cioè, sta attento, mi diceva così, e io anche in seminario facevo un po' così, cioè. Tanto è vero che qua lo faccio ridendo, e poi forse è passato il tempo. Fin da piccolo, a me piaceva, il seminario mi sono trovato benissimo, poi è davvero, né, con gli amici, così, con i superiori, anche molto bello. Ma c'erano degli amici, ne ho in mente, non so come chiamarli, ecco, che forse influenzati da qualcuno, o faceva gli animatori, non lo so. Porca, stavamo giocando a un bel gioco, no? Che dopo studiavo, in chiesa andavamo spesso, stavamo giocando, diceva Bruno, dai che smettiamo di giocare, che andiamo in chiesa a salutare Gesù. Porca, io ci andavo perché avevo vergogna di dire no, non vengo, no. Ma dicevo, ma Dio santo, sono stato stamattina, ho finito che mezz'ora di stare a salutare Gesù. Guarda, e l'ho scritto su quel libretto lì, perché mi sono sfogato. Nessuno di quelli lì è diventato prete. Ciao per la là. I bigotti non sono diventati preti. Cosa volete dire? Oh, magari frati, non lo so. No, neanche quello. Sta giocando, giochiamo, no? Neanche frati, non lo so, che sappia io, no. No. Lo so, ma a me piace la cosa più normale. Vabbè, tendeva. Mi è piaciuto molto l'intervento quando, parlando della chiamata, diceva di un Dio che si incarna nella quotidianità piuttosto che il miracolistico. Vedo nella nostra Chiesa, ma nella Chiesa in generale, invece un ritorno forte del miracolistico, quasi come fuga da invece un Dio presente nella realtà. Come fare ad aiutare le nostre Chiese anche a riscoprire questo Dio presente nel quotidiano, nel giorno per giorno, nel figlio, nella moglie, nel marito, ecco. No, è vero. E dobbiamo semmai sottolineare la vera spiritualità, che è quella che si vive il quotidiano, naturalmente alla messa, incontro in altri momenti, eccetera. Però non dimenticare mai il quotidiano e non dare troppa importanza all'eccezionalità. Il guaio è che l'eccezionalità alle volte attira tanta gente, capisci? Quello è il guaio. Io mi vanto, perché non credo che siano molti i preti che possono dire questa cosa, di essere andato due volte al santuario di Padre Pio a parlare. Prete normale, no? Non sono legato a Padre Pio. E la seconda volta specialmente, essendo arrivato tardi a Bari con l'aereo, venuti a prendere, insomma, sono arrivato che dovevo dire la messa e poi fare la mia meditazione, il santuario era pienissimo, e invece, arrivato tardi, un frate ha detto lui la messa, e secondo me era tutto contento che io sono arrivato tardi per poter dire la messa a lui. E io sono arrivato, che era già lì pronto, l'ha detto la messa, ho sentito la predica, orribile. E una predica così mi vergognerei a farla. Tutto su Padre Pio, vabbè, si può parlare anche di un santo, ma in quel modo, i miracolini, i miracoloni, e su, e giù. Nella chiesa ha parlato male di lui il tal cardinale, il tal altro. Ma che stufata! E io lì dico, ma dai, la gente è venuta per sentire questa parola di Dio che non è di Dio. Ma, se volete, dopo senti i profumi, senti qua, mi dicono, ma i profumi non li sento, c'ho sempre il raffreddore. Comunque il vescovo di allora, perché non ero quello di adesso, quando ho finito finalmente, ha portato lì il tavolino, sul tappeto, una sedia, dice, adesso state qui tutti, abbiamo chiamato Don Maggioni che viene da Como, era qui, è arrivato un po' tardi, vi dirà lui un'altra predica. Io ho detto, guardate, io
Mi piace il Padre Pio. Sono andato a vedere la sua cella, è stato lì tanti anni, una cosa così, uno che sta lì tanti anni, in una stanzina così, quello è un santo. Ma non l'ho contato su che chissà cosa diavolo ha fatto, che babà. E dopo, parlando di introducendomi con Santa, con Padre Pio, ho parlato però di Gesù Cristo. Dico sempre, parlo di Gesù Cristo, ho parlato delle sue cose, sono delle cose di Gesù Cristo che mi piacciono in modo particolare, le sue frasi. Quando ho fatto la carità non sono andata alla tromba, non è bella. A me piace anche questa frase, non è, non mettete la giura, non fate i tromboni. Ma alle volte noi cristiani siamo tromboni, appena facciamo un atto di carità, manifesti, tromboni. Se fai la carità si vede, si vede. E siccome quelle volte mi tocca anche parlare ai preti e ai parroci, dico, vedete, anche i giovani, se tu vai in una parrocchia, la prima volta devi dire, sono qui al vostro servizio, o no? Spiega se lì è il loro servizio. Però se lo ripeti tutte le domeniche è un disastro. E se senti il bisogno di ripeterlo e la gente non si accorge che sei al servizio, è segno che non lo sei. Perché se uno è al servizio gli altri si accorgono senza dirlo. Comunque ho fatto la mia predica, la gente non si è mossa, non si è mossa, ha sentito fino in fondo e molti sono venuti a ringraziarmi. Perché la gente va anche perché sta male in una gamba e vuole guarire, o no? Però mica sempre riesce a guarirla, devi parlare di Gesù Cristo, devi parlare del dolore, devi parlare di non so che cosa della vita che è bella anche in certi casi. E dai, questo per me. La religiosità popolare c'è, io non la eliminerei come fanno alcuni, via la religiosità popolare. No, perché poi se togli la religiosità popolare ti fanno una religiosità fatta di religiosità liturgica in chiesa che a me stufa l'anima, né? O no? Pista di qui, c'è di là, fai la malora, dico io. Troppo ricercata. Vabbè, quindi invece la più, un po' più normale. Ecco. E però in mezzo a questa ricerca popolare che è viva, che cerca la guarigione, che cerca il miracolo, e parla di Gesù Cristo. Parla di Gesù Cristo. Allora, cosa ha fatto? È morto in croce, sembra aver perso. Ha detto la verità, ha fatto del bene e l'ha messo in croce, come capita ancora oggi. E sono contenti. Io, è un'esperienza che ho fatto, che raccolgo e che racconto tutte le volte che posso, perché mi pare che... E poi non so se parti da come, vai giù fino a lì in pullman. Cosa fate? Io lo chiedo qualche volta. Ma cosa fate tutto il viaggio? Continuiamo a dire rosario, l'amo loro che stufato. Ma ce l'avete dette? Ma come? Dite un rosario, leggete una mezza pagina di Vangelo, parliamo di Gesù Cristo, vediamo se siamo cristiani, no? No, uno fino all'altro, sì, vabbè, il paradiso, quella zona lì andrà. Ma io spero che il Padre Eterno la mandi in un reparto a parte. Io non voglio star vicino. Come? No, non esageriamo. C'è le cose giuste, bene. Eccoci, che ora è? No, chiedo, non è che sia. Guardi che non si tratta. Ah, dov'è che non vedo? Mi chiamo Graziella, sono una nonna. Ah, vedo. Grazie tanto. Prego. Mi ha molto colpito il fatto che lei si sia soffermato molto sulla parola bigotto. Sì. Cosa intende quando dice così? Ma lo sa anche lei, dai. No. Grazie. Prego. No.
No, lo so, come faccio italiano, è giusto Bigotto in italiano, non lo so, però si usa dirlo. Quando esagera nelle formule, nelle pratiche religiose che sono secondarie, e ci vuole più freschezza, un po' più quotidianità. Andare in pullman da Como fin giù là, a dire il rosario in fila all'altra, lì è un po' bigottismo, dai. Ma è possibile che non parliamo per diventare amici? Non parliamo di Gesù Cristo? No, il parroco non gira a parlare prima con l'uno, poi con l'altro, se c'è anche il parroco. Non so, ecco, i bigotti sono quelli che esagerano. Esagerano su alcune cose, perché se uno esagera nell'amore del prossimo, che esageri pure, ma non è vero. Ma invece i bigotti vogliono farsi vedere, vogliono, non lo so, lei non è una bigotta, si è alzata in piedi, non è una bigotta. Stia tranquilla. Vuol dire che è normale. Fare le cose normali, ecco, non sì, dopo io uso un po' spesso questa parola qui. Mi scusi, lei mi ha detto che sono normale, sì. Io non sono convinta di questo. No? Vabbè, qua a fare i suoi. Cosa? Ci si può sbagliare, padre. Sì, si può sbagliare, ci mancherebbe. Mancherebbe. Ma qui adesso le domande si moltiplicano un po' troppo, però. Mi chiamo Corrado, questa domanda è cattiva, però. Corrado? Questa domanda sarà cattiva. Pochi giorni fa Fano, una persona di 47 anni che non conoscevo, è morta davanti alle figlie, mentre mangiavano a tavola, due bambine. Il mondo è pieno di questo dolore innocente. Certo. Lei come spiegherebbe che Dio è padre a queste bambine e in generale come spiegherebbe a chi lo vuole sapere, tra cui io, come si spiega la paternità di Dio e il dolore innocente che travolge il mondo e non solo per la responsabilità dell'uomo, anche per la malattia. Certo, certo. Sono il primo a dirlo questo. L'unica cosa che posso dire è che qualche volta dico a me stesso è che anche il figlio di Dio che è venuto a rivelarci Dio ha vissuto queste cose. Chi dice la verità, chi fa del bene, lo mettono in croce, o no? E l'amore pare perdente. Lo mettono in croce e poi è risorto. Per cui posso spiegargli solo che in un mondo fatto così Dio mi insegna che se amo, se continuo, avrò una vita eterna. Più in là non va. E quando vedo morire qualcuno, l'ho scritto anche, io non mi lamento se quello che muore si lamenta, ci mancherebbe. E, anzi, sono lì anch'io trepidante. Se piange lui, piango di solito anch'io. No? Non dico su, sorridi che stai andando in paradiso. Sì, dico, sarà vero, ma se qualcuno sorride, sono contento che almeno muore contento. Però non lo pretendo. E io sono sicuro che non morirò contento. Spero neanche maledicendo chissà chi. Però la gioia della contentezza non ce l'avrò. E non vorrò averla. Io anzi dico a tutti che quando muoio voglio un prete vicino, un prete giusto, che va bene per me, e non un prete sbagliato, quale mi dicesse, guarda, devi essere contento, stai morendo, alleluia, alleluia, sorridi. Io l'ho scaravito fuori dalla finestra. Ma sta zitto, ma no, soffri anche tu con me, ma dove siamo? Gesù è morto dicendo Dio mio, perché mi ha abbandonato. Ha ragione, queste domande ci sono, non le so. So solo dire che anche Dio, per farmi vedere chi è, ha vissuto questa tragedia. Anche i bambini, naturalmente, bisogna che qualcuno se ne curi, che li ama, no, capita. Beh, a me è morta mia sorella pochi giorni fa, sui due piedi, a Reggio Calabria, era lì. Stava andando a una riunione, dice vado a cambiare, tac, è morto.
come volete che dica, no? Con un punto interrogativo. Mi sforzo in tutti i modi di dire però Dio, e poi ho la croce che mi salva, ecco. Anche Dio ha vissuto la morte, il figlio di Dio, non l'ha saltato. Non ha detto voi morite che siete uomini, io non muoio, è morto. Per cui nella nostra spiritualità va bene la risurrezione, ma non dimentichiamo la croce. Ci assomiglia alla croce. C'è ancora una domanda finale, ascoltiamo e ascoltiamo Don Bruno, se no ci prepariamo per concludere con la celebrazione del Vespro. Fa la domanda anche il Vescovo, oh che bello! Sì, sì, c'ha tante domande. Vabbè. Spesso ci viene chiesto impropriamente risposta su tutto. Sul nascere, il morire, la morte, il dolore. Noi non siamo, a mio avviso, non so se Don Bruno tu pensi così, cerca di contraddirmi però, non siamo il vocabolario delle risposte, mi pare. E credo anche che dovremmo, la parola, non so, un signore prima ha parlato di temperanza, siccome ci ho fatto una lettera sulla temperanza due quaresime fa, forse noi siamo intemperanti nel parlare, soprattutto davanti alla morte, al dolore, o cerchiamo risposte, mi pare. Io ho perso un cognato improvvisamente, 60 anni, sotto la neve, con la chemia che stavo facendo. Non voglio risposte. Però forse un po' di temperanza, gente che sulla morte sa dir tutto, pare che è andata a cena col Signore il giorno avanti, la Madonna gli ha detto questo. Che bigottismo forse, ma ce n'è abbastanza, eh? E la Madonna ti ha parlato, c'ho 10 guaritori che mi vogliono guarire dal tumore, non il medico, ma guardo un po' di temperanza forse. So di non sapere. Chi ricorda quella grande preghiera di Turoldo, neppure Dio ha potuto salvare il figlio, o ha voluto. E quindi non so se Don Bruno bisognerebbe imparare un po' più di silenzio. Non abbiamo le risposte per tutto, ma la compagnia in tutto. Il cristiano non ha assicurazioni. Ha nevicato e ha rotto gli alberi in Curia e al comune e a tutti. Forse noi ci siamo abituati a dare le risposte, le domande al cristianesimo, le risposte, forse bisogna imparare il silenzio. Alcune risposte Gesù non le ha date, d'altra parte. O qualcuno l'ha sbrigato, chi ha peccato lui all'altro l'ha mandato in quel paese. Quando due fratelli litigavano per l'eredità, dice no, io non sto a sperdere tempo per questo. Mi pare, vero Bruno? Io leggo le cose tue dalla vita. Forse ecco, chissà, se ci siamo dati come il vocabolario a tutte le risposte, invece che il cammino dentro le non risposte. Che non significa buio. Oppure una crisi matrimoniale, prega che ti passa, dormi col rosario sul petto, mi pare un po' simile ai balli con la rosa spinosa per non farsi toccare troppo. C'ho l'impressione che c'è qualcosa che non è. E non già abbiamo le risposte a tutto, mi pare. Non so, Don Bruno, se io spero che tu la pensi diversamente da me, se mi aiuti. No, è verissimo. Ma questo è ovvio, il Vangelo e la teologia anche non ha risposto su tutto, specialmente sulla morte. Noi possiamo solo partecipare, condividere. Sta soffrendo, se lì anche tu che come lui stai zitto, ti rammarichi, non contento perché tu vivi e lui sta morendo, no? ti viene da piangere. E quindi non si danno risposte. Non, ecco, dopo Gesù Cristo, questo sì, lo dico, guarda, Gesù Cristo, che è figlio di Dio, è venuto al mondo per farmi vedere che la nostra vita ha un senso, l'ha vissuto anche lui nel dramma.
ma più di così non possiamo dire. Chi dà la risposta a tutto inventa. Cosa ha fatto Gesù nei 30 anni? Prima, quando è Luca, ha fatto tanti miracoli in casa, giocava con i bambini, vinceva sempre. Ma la picotta, chi l'ha detto, Chi l'ha detto? Non lo sappiamo, e meno male che non lo sappiamo, che vuol dire che il Vangelo vuole che tu pensi che ha fatto una vita quotidiana, normale, o no? Anche lui. E io sono contento di questo. Se un figlio di Dio viene a fare uomo, se viene giù a condividere la mia vita, così com'è, che è anche piccola, io non lo so. Ho parlato, lo ascoltavano tutti, ma neanche morto. Qualcuno sì, molti no, Come succede? È bello questo, invece altrimenti siamo arroganti. L'altro giorno è un professore, e lì dice: senti, tu che sei più esperto di me, ma ho sentito dire da una signora che è molto devota, che una signora, una suora, non lo so, che la Madonna non aveva peccato originale, perché va bene, l'Immacolata Concezione, ma se non aveva lei il peccato originale, siccome il peccato originale si trasmette da madre in figlio, quindi anche la mamma della Madonna non aveva il peccato originale. Neanche la nonna, la malora, dico io. Ma chi ti ha detto ste balle? Chi? Queste sono balle inventate, non è teologia, è stupidità. Va bene? Glielo ho detto. Allora, hai scritto qualcosa sull'infanzia? Sì, te lo porterò lì, te lo porterò. Ma va, ste balle. Diciamo le cose che sappiamo e basta. No. Uno era morto, è risorto una volta, due volte, tre volte. Vabbè. Mi chiamo Franca. Come mia sorella, brava. Lei prima ha parlato di Vangelo di Marco, la chiamata nella quotidianità. Nella quotidianità ci sono le cose eccezionali di Dio. Le meraviglie di Dio, che un bel giorno ci cambiano la vita. Allora stiamo parlando di miracolismi, cose strane, così magari un po' esagerate forse. Però succedono cose esagerate, perché il Signore Gesù alcune volte è esagerato. E queste meraviglie di Dio alcune volte non abbiamo la possibilità di dircele, di rafforzare la nostra fede, di dire che tutto ciò che leggiamo di 2000 anni fa è presente, vivente, tuttora, ma anche nelle sue meraviglie, avvenute in un giorno qualsiasi, che poi hanno portato a una quotidianità che si trasmette nella vita, e queste meraviglie vengono trasmesse agli altri, così, gratuitamente ci è stato dato, così faremo, punto. Però queste meraviglie non possiamo alcune volte dirle, come se Gesù non fosse capace di farle ora con me, che non sono nessuno, con un altro, che dice, non le fa perché sono io, ma perché lui è lui. E quindi quando lei diceva, mi ha colpito perché anche lì lei ha messo la parola bigotto. Cioè se qualcuno mi dice perché sono andato in seminario, mi sono fatto prete, ma va su, dai, sì, perché, no? Invece no, io voglio saperlo, vorrei perché? Saperlo. Cioè, la testimonianza della sua vita a me dà forza, a me piacerebbe saperlo. Non è vero che io, non è per caso, perché lei è stato in seminario, non no, è per caso. No, certo. Però non è meno, ho sentito Dio che mi ha parlato, perché no? Perché no? Non mi stupirei se Dio le parlasse. Sì, ma sto dicendo che a me no. Benissimo, benissimo, però ho sentito anche no, testimonianze, no, cioè, sì, vero. Dove uno non è possibile fare una scuola, ho fatto il ragioniere, adesso sarò ragioniere da 80 anni, basta. No, non è, no, cosa voglio dire, ho lavorato onestamente, sono contento, no? Questo sono d'accordo, però mi piacerebbe sentire la meraviglia
che Gesù ha fatto in lei. Grazie. Quello che ho raccontato. Guarda, io tutte le volte che leggo il Vangelo sono meravigliato delle cose che mi dice il Vangelo, capito? Che Gesù Cristo ha detto, che Gesù Cristo ha fatto. Più di così non saprei. Non ho bisogno di dire io quando ero piccolo, non so, io no. Anzi, le dirò che quando ero piccolo, nella frazione del mio paese c'era una signora, non era sposata veramente, che radunava tutti i bambini, forse il parroco le aveva detto, per fargli delle preghiere. Io sono andato qualche volta, piccolino, facevo, non so, prima elementare. Ma che barba, non finivo mai, in ginocchio, davanti al muro. E io andavo a casa e dicevo, mamma, io non voglio più andare. E mia mamma mi mandava perché sembrava quasi che fosse un'eretica non mandarmi, no? Dopo un po' non mi ha più mandato. Ma me le faceva dire mia mamma, erano già diverse, no? È bello. Perché? Perché io sono una persona che ha bisogno della bellezza e della normalità. Guardate che la bellezza nella vita quotidiana, è vero, non è? O no? Lei va in un bosco, vedi i fiori, sono mica bellissime. Se poi sa come si sviluppano, ma è una cosa meravigliosa. Vedo un animale, vedo un gattino, vedo un bambino. Ma sembrano per caso, non sono per caso, la provvidenza di Dio, certamente. Però sembrano anche per caso. Perché ha chiamato me a fare il prete, non lo so. Però sono contentissimo che l'ho fatto. Sono contentissimo. Ecco. Quindi, ma non ho sentito la voce per essere contento, no, non ho bisogno. È bella la cosa che faccio, ma no. E quando mi capita anche di andare con degli altri, a me piace anche parlare con loro, filosofi, eccetera. Loro le lascio. No, io non voglio fare il dibattito, non lo faccio mai, perché poi fai il dibattito, non viene fuori niente. Si dice, oh sì, si fa finta di andare d'accordo, ma non è vero. Invece. Lui dice che cosa pensa dell'uomo, della vita e della morte. Io dico quello che penso di Dio, di Gesù Cristo, della passione, della risurrezione. E in genere mi sento dire anche da atei, io un Dio così bello non l'ho mai sentito. Non ci credo, né Bruno, guarda che non ci credo, però un Dio così bello non l'ho mai sentito. Mica tanto, è già tanto, è bella la cosa. Non devi abbellirla chissà come. Poi siamo un bambino, è bello, no? Tutti i giorni, non so come dire. Non deve meravigliarsi, dire è bello, sono contento di avere un figlio perché è diventato Presidente della Repubblica, no? Non ha bisogno di quello, no? Io credo molto alla vita quotidiana. La vita quotidiana è meravigliosa. Le cose belle sono sempre nella vita quotidiana. Almeno per me, non penso così eccezionale. Cioè, sono eccezionali perché è quotidiano. Ma pensa, dai, è un semino piccolo, ti viene fuori un grande albero. Una meraviglia, eh? Porco, che bello. Bisogna imparare a meravigliarsi delle cose. Grazie a Don Bruno per questo momento, poi chiaramente chiederemo di lasciarci dei fogli per riapprofondire alcune cose. Lui le ha soltanto evocate, alcune frasi sono importanti da riprendere, per esempio che a volte facciamo programmi e poi chiediamo al Signore di aiutarci a realizzarli, ma il programma vero è il Vangelo, cioè nasce dal Vangelo, quindi forse c'è qualcosa che a volte ci fa perdere di vista questo contatto permanente col Vangelo. Tante cose che sono state dette, no? Riprenderemo perché poi cercheremo di vedere come dal punto di vista pastorale ci possono aiutare. Allora, adesso celebriamo il Vespro, ci lasciamo aiutare dai grandi mezzi audiovisivi e quindi viene proiettato il Vespro. Vorrei, prima di chiudere, che ricordaste la fortuna della diocesi nelle piccole cose queste 3 settimane. Don Perego, Migrantes, Don Mimmo Battaglia, sabato l'altro, Don Bruno. Io sono un vescovo scarso, ma abbiamo personaggi di qualità, semplici, che ci aiutano. Quindi saniamo questa piccolezza del vescovo con
sono doni di grazia. E sabato mi pare per la scuola c'è scuola ed oltre una grande personaggio, non mi ricordo come si chiama, questa suora che spiega l'arte nell'evangelizzazione sabato mi pare pomeriggio, non mi ricordo, il 17, si chiama Suorbo. Abbiamo tante fortune, se vogliamo, ma tante, saper ringraziare Dio in questa ordinaria follia della vita, che è eccezionale. E mi sembra, ho visto una foto questi giorni, mi ha portato uno non so dove, dopo la grande nevicata, un po' si scioglie la neve, su un prato coperto di neve, un mandorlo fiorito. Dico, mamma mia, io penso alla Chiesa così, piccolo, quasi emarginato dal gelo, eppure un mandorlo dentro un mare di neve. Dice, che succede? Se potessimo pensare il buon Dio così, saremmo umili, temperanti, ma anche aperti a qualcosa di nuovo. Altro no, non vorrei sprecare le parole, le evocazioni che sono molto più profonde del detto. C'è sempre la bancarella di Marta, quindi per chi vuole studiare o non ha ancora utilizzato i suoi bei, bellissimi testi, leggibilissimi fra l'altro, il Vangelo che si legge anche normalmente, senza conoscere il greco, si può leggere lo stesso, vero Don Bruno? Perché ce lo spezza lui. Io sono contento di lui, veramente anche di voi che siete venuti. Non è facile, il primo sole dopo tanta neve, dopo tanti disastri, 3-4 carnevali ancora in giro, è veramente bello questo. Marco, devi essere, ringrazia Dio tu Marco, mi raccomando. Ci mancherebbe.